Dall'inizio del 2024 sono già 45 i suicidi all'interno delle carceri italiane, a cui si aggiungono numerosi tentativi e altri atti autolesionistici. Una situazione che dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'inadeguatezza del sistema carcerario e che ha portato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a invocare interventi urgenti e immediati. Nella mattinata di martedì 25 giugno, alcuni garanti dei detenuti e alcuni rappresentanti delle camere penali in conferenza stampa hanno illustrato la situazione ai giornalisti e hanno anche presentato alcune iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Sentiamo le interviste raccolte. Siamo con Bruno Mellano, garante regionale delle persone detenute in Piemonte, al quale chiediamo innanzitutto di aiutarci a interpretare questi dati. Noi abbiamo fatto questa conferenza stampa anche proprio per lanciare un allarme. Sappiamo storicamente che il periodo estivo, luglio-agosto, come il periodo delle festività natalizie, di Pasqua, siano quelle più tragiche dal punto di vista dei suicidi. Quindi avere già adesso, prima della fine di giugno, 5 suicidi nelle 13 carceri del Piemonte, che sono lo stesso numero dell'intero anno 2023 e dell'intero anno 2022, ci segnala un'emergenza assoluta, come il dato dei tentativi di suicidi, quelli che sono stati sventati o dai compagni di cella o dagli agenti di polizia penitenziaria, che sono al momento già 40 per le 13 carceri del Piemonte, mentre invece sono aumentati in modo drastico ed esponenziale gli atti autolesivi. Siamo a oltre 400 eventi registrati dall'amministrazione penitenziaria nei primi 6 mesi e l'altro anno erano stati appena poco più di 500. Quindi sappiamo che la stagione è veramente molto delicata. La mancanza di speranza, di progettualità, di attesa positiva della comunità penitenziaria ci fa dire, a noi garanti, con gli avvocati, con la società civile, che occorre davvero fare qualcosa di urgente. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, peraltro. E quali sono nel concreto gli interventi richiesti sia a breve ma anche a medio-lungo termine? Sì, c'è stata anche un po' di polemica fra le misure urgenti e necessarie e le importanti, opportune riforme di sistema. Certo che se ci mettiamo nel solco di una riforma di sistema rischiano di passare anni. Noi abbiamo davvero urgenza, qui ed ora, di avere un provvedimento di abbassamento della tensione numerica del sovraffollamento in carcere, un atto di clemenza generale, come sarebbe più facile e più comodo, di amnistia e di indulto, o un provvedimento più mirato ma legato alle decisioni dei singoli magistrati di sorveglianza che sono già oberati per i permessi, per la liberazione anticipata, per tutte le decisioni che devono assumere nell'ordinaria gestione della vita della comunità penitenziaria. Però un provvedimento di cui si discute molto in Parlamento, c'è una proposta di legge Giachetti, ma ci sono state varie proposte che sono volte a dare una risposta immediata. Dall'altro punto di vista, un intervento sulle progettualità, formazione, lavoro, tempo libero, anche attività culturali per riempire di senso le giornate del carcere. E poi ci sono delle circolari che sono già a norma, che dicono che per esempio la comunità penitenziaria, l'amministrazione penitenziaria deve fare leva su tutta la rete possibile di operatori, quindi non solo gli operatori dell'amministrazione penitenziaria, ma anche i volontari, i cappellani, gli insegnanti, i garanti, il volontariato, che può essere utile, io dico anche indispensabile, per intercettare il malessere, per capire che cosa sta pensando un detenuto taciturno e non scoprire il giorno dopo che non aveva fatto problemi, non aveva creato tensioni, ma si è suicidato. Ecco, capire e saper leggere le dinamiche complesse di un istituto chiuso come il carcere, che sembra, diciamo, si illuda di poter controllare ogni spazio e ogni atteggiamento, e poi invece registra con il suicidio, ma anche con la recidiva, un fallimento epocale. Con Davide Mosso dell'Osservatorio Nazionale Carceri dell'Unione Camere Penali, al quale chiediamo di parlarci dell'iniziativa intrapresa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle carceri. Si tratta di una maratona oratoria itinerante in diverse città italiane. Ci spieghi qual è il significato e come si svolgerà.
L'iniziativa è partita dall'Unione delle Camere Penali, dall'Osservatorio Carcere dell'Unione, per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla situazione drammatica che vivono le persone detenute, ma che vivono anche le persone detenenti, cioè anche le persone che lavorano nel carcere. La punta dell'iceberg, il fatto più tragico, è certamente determinato dal numero di persone che si sono tolte la vita fisica dall'1 gennaio ad oggi, perché sono 45 persone, 45 esseri umani che sono per differenti motivi ma si sono determinate a porre fine alla loro vita. Ma dicevo, questo è uno degli aspetti della drammaticità della situazione del carcere. Parliamo del sovraffollamento, cioè parliamo della circostanza che ci sono 14-15 mila persone in più, quindi una percentuale media del 25-30% in più rispetto a una capienza che è quella che dovrebbe essere, no? Con tutto ciò che ne consegue, ripeto, io faccio sempre l'esempio di una stanza in cui ci sono 20 posti e si sta quasi in 30. E una cosa tra l'altro è stare in quella stanza un'ora, ci diamo il cambio a stare in piedi, una cosa è passarci giorni, settimane, mesi, un anno. La situazione, ripeto, richiede degli interventi. La questione è che noi possiamo leggere quello che disse nel 2013 ripetutamente il presidente Napolitano dell'epoca, e sembra detto questa mattina. Possiamo leggere quello che scrisse nel 1949 padre costituente Calamandrei del carcere, sembra scritto questa mattina. Cioè, la percezione è quella di un paese immobile che non vuole nessun cambiamento, a cui va bene ogni tanto versare una qualche lacrima, ma che non è rispettoso nemmeno degli impegni che si assume, perché noi abbiamo una legge del 1975 che prevede che la vita in carcere si svolga come previsto dalle regole penitenziarie europee, il più possibile come la vita di una persona in libertà, con le dovute differenze, ma comunque studiando, lavorando, svolgendo attività fisica, svolgendo un'attività culturale. Poi in effetti le persone rimangono chiuse tutto il giorno quasi in una cella sporca, e con pochissimi metri a disposizione, in condizioni per l'appunto disumane e degradanti, con disturbi psichici, con malattie. Quindi la situazione di un paese incivile. Ecco, credo che l'unica soluzione sia una commissione parlamentare d'inchiesta, e quindi i rappresentanti dei cittadini italiani entrino in carcere insieme, una commissione costituita da rappresentanti dei vari partiti, accompagnata da persone che hanno profonda conoscenza del carcere. Io penso all'ex garante nazionale Mauro Palma, penso all'ex sottosegretario della giustizia Corleone, al professor Giostra che ha coordinato dei tavoli ministeriali proprio sulla questione del carcere, penso a Rita Bernardini, ma parlamentari, meglio magari senatori, facciamo una commissione di senatori, no, le senatrici, che veda, dopodiché, dopo aver visto, vedremo quali saranno le decisioni che verranno assunte. Siamo ora con Natalie Pisano, garante del comune di Novara, nel cui carcere è avvenuto l'ultimo suicidio in ordine temporale negli istituti piemontesi. Nel corso della conferenza stampa ha definito questo come un suicidio emblematico dei problemi delle carceri italiane. Può spiegarci perché? Sì, Ali è un caso emblematico per come è composta negli ultimi anni anche la popolazione carceraria, che è composta per la maggior parte e per la metà di detenuti stranieri. Ali era un ragazzo molto molto giovane, non aveva ancora 20 anni, era arrivato al carcere di Novara da pochi giorni, trasferito da altre strutture, arrivava da Torino ma aveva già girato tutta una serie di carceri, sarebbe uscito dopo 2 mesi, quindi era a fine pena, ma non è riuscito ad arrivare fino a pena perché ha ritenuto che forse le condizioni nelle quali sarebbe dovuto tornare quando era in libertà erano talmente disagiate, e il disagio era totale anche vivendo nell'alta carceraria, si è tolto la vita, si è impiccato giovedì scorso, 10 giorni prima di compiere 20 anni. È un caso emblematico perché è il caso di una persona che non è riuscita a superare l'impatto con una vita, diciamo, travagliata, era come si diceva, era di una nazionalità incerta, era senza fissa dimora, era senza riferimenti in Italia, senza lavoro, con una bassa scolarizzazione, e appunto la prospettiva di uscire, di tornare di nuovo in queste condizioni non lo ha
non l'ha di sicuro, insomma, l'ha portato a compiere questo gesto estremo, aveva già compiuto gesti di autolesionismo. Ed è significativo perché fa parte di quei detenuti che si suicidano alla fine della loro pena. Molti si suicidano all'ingresso, molti si suicidano prima di uscire. E fa pensare che non sia soltanto dura la realtà, ovviamente carceraria, ma che ci sia anche un certo vulnus nella presa in carico sociale delle persone quando escono dal carcere. Lì probabilmente non aveva una rete di sostegno, anzi sicuramente non aveva una rete di sostegno, invece le reti di sostegno cittadine, le reti di sostegno sociali del terzo settore, delle associazioni sono fondamentali anche per dare una speranza a queste persone una volta fuori.